Buongiorno ragazze, benvenute nel Micesso, benvenute nel Micesso. Allora ragazze, eccoci qua, Halloween è alle porte. Tutti vampirizzati, tutti hanno fatto zombie, tutti hanno fatto così e io ho fatto la mia versione del vampiro. Oddio, è un vampiro un po' strano il mio. Ecco, c'è le ragnatele, c'è i sghirigogoli, c'è questo trucchino un po' rosso, un po' nero, la bocca tutta ricucita in sangue. Insomma, via ragazze, io ho voluto riproporre la mia versione del vampiro. Spero che vi piaccia, spero che l'ho trovata su internet, cioè, sono anni che seguo questa ragazza, è bravissima questa donna, è proprio brava, lei è del Canada, mi sembra, si chiama Dana, poi vi lascio tutte le informazioni nell'info box, lei l'ha riproposta col cappuccio nero, tutto, mamma mia, quanto è bella lei, e io l'ho riproposta così un po' a modo mio perché non sono una make-up artista come lei, quindi ho voluto rifare, ricreare un pochino questa messa in scena così sul nero che è il mio colore. Va bene ragazze, vi lascio al tutorial. Ciao belle! Ciao! Allora, mettiamoci subito al lavoro, ho già fatto la base per il visone. E, ho cercato di farla più chiara possibile perché il trucco che volevo andare a fare è un po' particolare, ora lo vedete. E, niente, oddio, scusate, i capelli sono un po' alla rococò. Allora, iniziamo subito a passare la base di primer. Primer sopra gli occhi. Uno, Lallo e la Tata sono partiti per Narni, Terni, giù da quelle parti. Sono andata a un motoraduno, io non avevo voglia di andare e sono restata qua a casa. Non sono da sola, ho Leo, stasera ci sarà Chicca a dormire con me, non sono da sola, né che mi hanno lasciata da sola. Eccoci. Qua c'è la festa da Badia, però io non mi posso muovere perché c'è il nonno e quindi non posso muovermi. Allora, ragazze, passato il primer, devo fare un occhio nero e un occhio rosso. Non faccio un pagliaccio, faccio un vampiro un po' particolare, visto che siamo in tema di Halloween, visto che tutte stanno a fare sto vampiro, io lo farò in modo particolare. L'ho trovato su. Cioè, l'ha riproposto una ragazza che mi piace tanto, una ragazza che io seguo su, come si dice, su YouTube e quindi. Allora, vado a prendere questo ombretto rosso che me l'ha regalato Giulia, una ragazza che mi segue qua su YouTube, e è un ombretto, come si dice, minerale. Allora, inizio subito. A usare questo ombrettino, vediamo un po'. Allora, prendo un pennellino e lo bagno perché ho bisogno di una cosa parecchio intensa, ecco. Quindi vado a bagnarlo un pochino e poi andrò a sfumarla. È molto, come si dice, molto cangiante questo colore, molto shimmer. Pennellino da sfumatura, vado a sfumare il colore. Quest'altro lato devo farlo nero. Allora, io ora non mi sono pensavo di averlo portato un ombretto nero perché ce l'ho di Diego della Palma, però non l'ho portato. Allora vado a prendere questo nero da questa palettina qua che c'ho in casa. Va bene anche questo, insomma, ecco. Anche qua stesso lavoro, prima faccio la base e poi vado a sfumarlo. Allora, sotto l'arcata sopraccigliare vado a prendere. Madonna, queste sigarette si spengono sempre le palle! Vado a prendere un ombrettino, lo prendo sempre da questa paletta, da questa palette. Questo qua prendo, che va bene, è un chiaro.
inizio a passarlo qua. Questo è molto shimmer. Eyeliner. Ok, matita nera, inizio a fare questa ragnatela qua sulla parte di qua. Allora, vediamo un po' se riesco a molto morbida questa matita. Dovrei, se volete riproporlo, cercate una matita parecchio dura che va meglio. Ok, allora con questo eyeliner della Kiko, che c'ha tutti i brillantini dentro così vado a ritoccare le cosine, qualche, ok, e dare un po' di lucido, qua e là. Adesso vado a prendere un'altra matita, nuovamente la matita nera, e inizio a fare questo lavoro, questo sghirigogolo qua sulla fronte. Allora cioè un disegnino un po' sghirigogolino, insomma, eh? Dopodiché facciamo un bel neino. Ok, e ora andiamo a lavorare sulle labbra. Allora, è arrivata Chicca. Ci siamo ragazze. Adesso prendiamo un eyeliner, prendo questo di Pupa e prolungo. Metto un pochino di sangue finto, vediamo un po'. Se ci avete le capsuline, quelle che vendono con il sangue finto, va bene uguale, eh. Adesso andiamo a prendere il mascara. L'eyeliner bianco. Qua ragazze, il trucco è finito, spero che vi sia piaciuto, spero che vogliate riproporlo.